Toro di Fredi, qual è la sua valutazione? Lei pensa che potrà aiutare i giovani a trovare lavoro e servirà a combattere il precariato? Un decreto sul lavoro naturalmente riguarda due parti in causa, cioè i lavoratori da una parte e i datori di lavoro dall'altra. Evidentemente non si possono soddisfare entrambi, a meno di non essere dei maghi. Esatto. E se i datori di lavoro sono insoddisfatti, forse questo vuol dire che va dalla parte dei lavoratori. È abbastanza singolare che almeno una delle opposizioni, cioè il PD, non fosse d'accordo. D'altra parte era il PD che aveva introdotto il Jobs Act, no? Quindi la cosa è abbastanza coerente con il loro passato. Mi sono stupito però che dopo tutta la campagna elettorale che i 5 Stelle, Di Maio in particolare, avevano fatto contro l'articolo 18, quando c'è stato un emendamento proposto per il suo reintegramento, e il governo e la maggioranza ha votato contro. Quindi non capisco bene quali siano i meccanismi, forse è una questione semplicemente di equilibrio tra la destra e la sinistra che stanno all'interno del governo, un po' mescolate, no, perlomeno in un partito, non nell'altro. Eh sì, questo avviso si sono occupati poco di come creare lavoro. Ma soprattutto il problema è che il mercato va per conto suo, indipendentemente dalle leggi che i governi Bravissimo, vogliono fare, no? E soprattutto in questo momento, sono ormai una decina d'anni, no? Con la crisi che è cominciata nel 2008, e soprattutto con la globalizzazione. Ci sono alcuni industriali, ad esempio, che recentemente, o anche non così recentemente, si sono accorti che la globalizzazione è un'arma a doppio taglio, naturalmente, perché certo permette di portare via le proprie imprese e andare nei posti del mondo dove il costo del lavoro è molto più basso, però poi questo crea ovviamente, no, un vuoto da dove si parte, e questo non si risolve sicuramente con delle leggi, meno che mai delle leggi locali, cioè di un paese come l'Italia o qualunque altro paese. Bisognerebbe risolverlo in qualche maniera globalmente, e in parte il malcontento dei lavoratori da una parte e anche dei datori di lavoro dall'altra deriva proprio da questo, che ormai i benefici della globalizzazione, quelli che c'erano, un po' stanno rientrando. Adesso è rientrato, tra l'altro, un fattore un po' diverso, che è la presidenza Trump negli Stati Uniti con la guerra dei dazi, no? Si è tornati un po' al protezionismo, quasi paradossalmente, perché Trump, che doveva essere il leader del liberismo, no? E quindi del mercato libero, no? Sta facendo esattamente il contrario, no? Quindi nel mondo d'oggi purtroppo le cose appunto si decidono globalmente, e chi pensa di poterle controllare o governare localmente, forse è un po' ingenuo, credo. Allora, vediamo se ci sono già alcuni titoli dei quotidiani più importanti che saranno edicolati.